la regione in questi mesi ha fatto molto per i centri storici, soprattutto per i piccoli comuni. Io sono davvero soddisfatto. Il Consiglio regionale ha approvato questa norma che io ho presentato sui centri commerciali naturali, quindi finalmente partono anche in provincia di Frosinone i centri commerciali naturali, che sono un sostegno concreto alle piccole attività di artigianato, di commercio, soprattutto nei centri storici, quindi nei borghi antichi e quindi soprattutto ai piccoli comuni della provincia di Frosinone, ma non solo i piccoli comuni, un sostegno molto importante. Insieme ai centri commerciali naturali, che sono un'occasione per rivitalizzare i centri storici, ma anche per sostenere la piccola e media impresa di artigianato e di commercio, non abbassare la saracinesca, non spegnere la luce, far vivere i centri storici, sostenere le piccole attività di artigianato e di commercio, questo è il mio obiettivo e stiamo lavorando con molta forza, coraggio e soprattutto con grande convinzione. Poi penso anche al progetto che presenterò nelle prossime settimane, anche questo un sostegno concreto, penso all'utilizzo delle risorse della 266 che sono interventi di riqualificazione dei centri storici attraverso iniziative a sostegno del piccolo commercio. C'è stata questa esperienza positiva ad esempio sulla 266 della Notte Bianca a Frosinone, dove quell'appuntamento ha consentito di poter utilizzare queste risorse a sostegno dei centri storici e delle piccole attività di commercio e di artigianato. Un altro obiettivo molto concreto è l'approvazione del testo unico sull'artigianato, molto importante perché consente di puntare sull'artigianato artistico e di qualità e poi soprattutto prevede degli incentivi ai giovani e quindi sostenere soprattutto i giovani a svolgere un'attività importante, che è parte importante della storia, del radicamento culturale, sociale del nostro paese, quindi da questo punto di vista non perdere di vista un mestiere antico ma molto importante, l'artigiano, il commerciante, e soprattutto valorizzare le specificità e puntare molto sulla qualità, questo è molto importante, sulla produzione di eccellenze e quindi penso anche alla valorizzazione, la promozione dei prodotti enogastronomici della nostra provincia. Insomma, c'è un legame molto stretto, da una parte c'è il turismo, da una parte c'è l'ambiente, c'è la cultura e c'è soprattutto l'esigenza di valorizzare questo grande tesoro. Ecco, i centri storici, i piccoli centri storici sono un grande tesoro, sono una grande ricchezza che noi dobbiamo valorizzare e promuovere, soprattutto i piccoli comuni, penso ad esempio alla montagna, i piccoli comuni montani della provincia di Frosinone. La montagna non è una parte marginale del nostro territorio, ma è una ricchezza ed è una ricchezza che dobbiamo valorizzare e questo dobbiamo fare per sostenere i centri storici.